Buongiornissimi ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Bicchiere diciamo mezzo pieno oggi per gli italiani nel tennis, visto che Camilla Giorgi in questa mattinata ha compiuto un'impresa incredibile, battendo la numero 2 al mondo, Caroline Wozniacki, con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4 agli ottavi di finale. Intanto passa l'ambulanza agli ottavi di finale. Del torneo di Tokyo, davvero un'impresa per Camilla Giorgi che per la prima volta in carriera batte una top 2 in classifica, insomma una vera e propria impresa secondo me quella di Camilla che ha giocato un bel tennis. Diciamo che Camilla appunto gli manca sempre la continuità perché lei è davvero ha i colpi per battere chiunque, però tutte le partite con lei sono una monetina davvero. Testa o croce, si vince o si perde. Quello è ovvio, però insomma, con la Giorgi mai dare niente per scontato. Però insomma, che dire sulla Wozniacki, veramente stendo un velo pietoso perché comunque sembra che dopo l'Australian Open si sia completamente appagata perché non ha ottenuto comunque più risultati di rilievo. Una Wozniacki in netta flessione rispetto allo slam australiano, davvero non ha saputo più infilare risultati utili, davvero davvero male la Wozniacki. Invece bene Camilla Giorgi, che questa vittoria sarà il numero 33 del ranking, insomma oggi comunque ha sbagliato poco la Giorgi, ha attaccato proprio sui punti deboli della Wozniacki, l'ha battuta e ha ciuffato soprattutto una partita che nel terzo set si era messa male con la danese che era andata avanti di un break, insomma. E Camilla Giorgi comunque è riuscita a reagire e a portarsela a casa, davvero grande Camilla Giorgi. Nell'ATP di San Pietroburgo invece, appunto, bicchiere mezzo pieno in generale perché sono arrivate due vittorie, una sconfitta nell'ATP di San Pietroburgo dopo l'eliminazione di Fabio Fognini contro Clisan nella giornata di ieri, è arrivata anche l'eliminazione di Matteo Berrettini che ha perso contro Shapovalov 7-6, 4-6, 6-0, una partita davvero strana dove penso che Berrettini la potesse portare a casa questa partita. Tanti rimpianti, soprattutto per il primo set dove Berrettini ha avuto un set point sul 6-5 del tie break e dopo Shapovalov è riuscito a portarsi a casa il parziale con il tie break e aver vinto per 8 punti a 6. Invece nel secondo set Berrettini è riuscito a reagire, a piazzare il break decisivo proprio sull'ultimo servizio di Shapovalov. E poi purtroppo nel terzo set con una volée sbagliata nel primo turno di servizio di Berrettini sulla palla break di Shapovalov, ecco che lì è crollato il nostro azzurro e Shapovalov gli ha piazzato un bagel, è venuto fuori anche il talento del canadese, comunque un Berrettini che per due set ha dimostrato di giocare alla pari contro il miglior next gen probabilmente in circolazione sull'asse servizio dritto, quindi dimostra comunque di sapersela giocare anche con tennisti più talentuosi di lui o che hanno ottenuto risultati migliori di lui nonostante siano più giovani. Insomma, Berrettini ha dimostrato di sapersela giocare anche con i migliori next gen e questo è molto importante per la crescita del nostro azzurro che è davvero sempre più in crescita. Sul cemento indoor di fine stagione potrebbe davvero togliersi delle belle soddisfazioni, peccato per questa sconfitta, però insomma Berrettini esce credo a testa alta. Tanti rimpianti sono stati, a parte per quel terzo set, di mollarlo un pochino troppo presto, perché insomma un Berrettini che davvero ha mollato l'osso subito appena sono arrivate le difficoltà, ecco qua. Matteo forse poteva fare qualcosa di più. È arrivata invece una splendida vittoria per Marco Cecchinato, la prima in carriera sul cemento indoor, battendo Lucas Lasko 7-5, 7-6 in un match davvero serrato. Nel primo set Cecchinato ha rimontato in ambedue i parziali, perché comunque nel primo set era sotto 5-3 con Lasko che serviva poi sul 5-4 per il set, e Marco Cecchinato poi è riuscito a controbreccare Lasko e poi a piazzare il break decisivo
sul 6-5. Nel secondo set Cecchinato era scappato sul 4-1. Poi Lajko è rientrato sul 4 pari. Siamo andati al tie break con Lajko avanti 6-1. Cecchinato annulla 5 set point di fila in piazza, 7 punti di fila e si aggiudica anche il secondo parziale. Insomma, una vittoria che può dare tanta fiducia a Marco Cecchinato, che non ha vissuto una bella stagione su cemento. Speriamo che adesso si tolga delle belle soddisfazioni, perché se lo meriterebbe comunque. Una vittoria che quindi dà tanta fiducia a Cecchinato dopo tante eliminazioni al primo turno a Toronto, a Winston-Salem, a Cincinnati, agli US Open. Insomma, 4 eliminazioni di fila al primo turno, a Hamburgo 5 eliminazioni prima, di fila al primo turno. Ed ecco che Cecchinato invece stavolta inverte il trend e batte Lajko, che l'aveva sconfitto già quest'anno nelle 250 di Eastbourne. Quindi Cecchinato ha notato un buonissimo rovescio, che quando gli entrava il rovescio lungolinea era indolore per Lajko. Ci sono anche dei demeriti di Lajko, perché non ha messo tante prime, però insomma anche tanti meriti di Cecchinato, che a sprazzi davvero ci ha ricordato la sua migliore versione che abbiamo visto al Roland Garros di quest'anno. Insomma, comunque Cecchinato, che forse era almeno quotato degli azzurri a San Pietroburgo per raggiungere i quarti di finale, è proprio lui a raggiungere i quarti. Una vittoria insomma molto molto importante per Marco Cecchinato. Sono davvero contento per il tennista siciliano, che forse dovrebbe anche contenersi di più in qualche reazione, perché comunque nel primo set è una palla break sprecata, ha spaccato una racchetta. Insomma, dovrebbe anche calmare il suo impeto. Cecchinato è vero che ha sprecato diverse palle break in questo match, perché comunque Lajko 2 su 2, Cecchinato 2 su 14. Insomma, questo dimostra comunque del cinismo dello slovacco, invece di tante occasioni sprecate per il siciliano, che comunque è riuscito a portarsela a casa. Appunto, secondo me in qualche momento può mancare un pochino un'intelligenza, può perdere un po' la lucidità, Marco Cecchinato. Quando comincia a spaccare magari una racchetta, come dire, io adesso spacco tutto, adesso vinco sicuramente io. Insomma, non è forse neanche corretto nei confronti dell'avversario. Comunque, bella vittoria per Cecchinato. Forza azzurri, forza azzurri, forza azzurri. Domani c'è Cecchinato e la Georgia affronterà la Zarenka. Cecchinato, me lo ricordo, quando ci giocherà. Aspetta, fa pensare. Forse ancora non è uscito l'avversario di Cecchinato, non mi ricordo l'avversario di Cecchinato. Fatemelo sapere voi nei commenti chi sarà l'avversario di Cecchinato, e fatemelo sapere anche che cosa ne pensate su questi tre azzurri, sulle partite di oggi. Lasciate tanti mi piace al video, almeno 10 se volete, anche i post partita di domani di Cecchinato e della Giorgi Azarenka e Cecchinato, non mi ricordo chi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Arriviamo a 130 iscritti, siamo vicini ragazzi, e noi arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.